Intanto vediamo che Cancelo parte a sinistra, attenzione. Bello il filtrante di Borca, palla dentro, Candreva, eccolo, il tiro, Meret! La grande parata, ancora palla viva, il controcross, ancora Meret! Attenzione Antenucci, cross al centro, e stacca bene Grassi. Borca Valero, palla recuperata da Antenucci, pericolo, attenzione, tenta il tiro e c'è il primo tiro verso la porta, anche per giustificare la presenza di Handanovic da parte di Antenucci. Intanto parte Brozzo, palla sul secondo palo, una mischia, svirgola Skriniar che cade anche a terra, e l'arbitro va tutti quanti a prendere un tè e a fare mente locale su come far meglio nella ripresa. Palla rimessa in gioco, Borca, Cancelo, numero, se ne va con il sinistro, il cross al centro, autogol, autogol, Inter in vantaggio, il cross di Cancelo, l'autogol, incredibile, Inter in gol dopo due minuti con una clamorosa incertezza di Vicari e l'autogol più classico, il numero di Cancelo che la va a mettere al centro, Vicari allunga il piede e la mette alle spalle di Meret e l'Inter si trova in vantaggio praticamente senza aver fatto tiri in porta. Brozzo cerca di mettere Perisic, c'è la palla è buona, c'è Icardi solo, la palla è buona, Vecino il tiro, miracolo di Meret. Vicari, Felipe appoggia male questa palla su cui si infila Cancelo che può andare all'uno contro uno con Čonek, cerca di piazzarla e quasi va a fare il gol dell'anno con una palla recuperata, ha cercato il colpo morbido. Brozzo, dai e vai con Perisic, buono Brozzo, arriva al limite, la vede e c'è ancora Meret che a mani aperte toglie il pallone dall'incrocio. Chiama la schema Cancelo, palla morbida, primo palo, la sponda e tapin sotto misura tentato dal bomber dei bomber. Parte la traiettoria, un colpo di testa, c'è una mischia con Antenucci, palla dentro, il gol del, è il gol del pareggio di Paloschi. Il calcio d'angolo, il colpo di testa allontanare Antenucci, la palla rimane lì, posizione regolare di Paloschi perché non salgono i nostri difensori. Paloschi la sfiora, la mette nell'angolo, è l'arbitro che dice che basta così, finisce ahimè 1-1 tra Spal e Inter, l'Inter che continua a non vincere, l'Inter che aveva i colpi del KO per portare a casa tre punti, non l'ha fatto, colpa nostra.